Bentornati ragazzi a Marluigi, viaggio al centro di Bowser, parte numero 32. Ok, quest'oggi dobbiamo andare dentro ai giardini del castello della principessa Peach, perché sì, ho dato una sbirciatina e ci sono prima i giardini. E nei giardini c'è, diciamo, la penultima, se si può dire così, raccolta di fagioli. Perché sì ragazzi, avevo detto che avremmo concluso, ma con i posti intendevo facoltativi. Questi invece sono posti dove per forza nella storia bisogna passarci, quindi che lo vogliate o no, i fagioli ci sono anche qua. Oh, ed eccoci qua col primo nemico di quest'area, Marchinghigno. Ok, la tanta talpa d'acciaio la vediamo, anzi la ghigna talpa d'acciaio la vediamo nel prossimo scontro. Scusate ragazzi, ma preferisco farne uno alla volta. Ok, come vedete qua, se non arriva al turchese, il colore lì del Marchinghigno, appunto, vi farà male e vi darà dei pugni. Ok, intanto ammazziamo anche la ghigna talpa d'acciaio che si mette in mezzo. Mi è sfuggito un ok, tra l'altro. Ok, allora facciamo fuori l'altro, che vediamo meglio dopo. Dovrebbe essere, se non erro, pochi passi più avanti. Quindi vediamolo qui. Eccola qua. Ok, ghigna talpa d'acciaio, in questo caso due. Ok, adesso che quella lì è stordita, direi di puntare a questa qua, che è l'unica che può attaccare, quindi attenzione che è supersonica a sbucare fuori e poi rimettersi dentro le fosse. Ok, non importa se non sono fantastico, tanto 700 comunque sia sono un bel po' per Mario Luigi, almeno secondo me. Ok, questi fagioli qua però sono molto difficili da vedere ragazzi, dovete avere un'ottima vista, infatti sono segnati a malapena come vedete. Ok, tu smettila. Ok ragazzi, come avete visto nella scheda che vi ho fatto, l'esperienza si divide in corpo e testa per il Marchinghigno, quindi è un'eccezione, diciamo, come nemico, perché dovete, diciamo, anche sconfiggergli la testa, sennò dopo si ricrea. E ciao ciao. Let's go! Okidoki. Ale, molto bene. Oh, cosa vedo? Un guscio blu da far indossare a Mario, che così diventa Tarta Mario ancora un'altra volta. E qui ci sono un tasselli attacco. Ok, solo un blocco. Strano. Ah, ma sono più di uno. Ok, interessante. Ne mancano ancora tre. Oi, 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 oi. Conosco questi tre Koopa Troopa. Paratroopa, scusate. Perché ho detto Krupa non si sa, ma va bene. Allora, vogliono i loro tasselli attacco indietro. Vabbè. Ah, ok, ce li regalano. Grazie. Uno dei paratroopa ha mal di pancia. Ok, che possiamo fare di... che possiamo farti, insomma. Vediamo che ci propongono. Se sta male, come possiamo aiutarli? Ah, ok. Monete per le spese mediche. Ok, quante ne vuole? Mario vorrebbe un altro gioco, però... Mario, mi dispiace. Mi sa che non si può un'altra cosa. Le spese si pagano in monete, quindi... nada da fare. Ok,
fratello. Ok, scusate ragazzi, se sentivate qualcosa era il bicchiere che si è schiantato contro il microfono, ma tranquilli, appena appena. Che poi non è un microfono il mio, ragazzi, sarebbe un auricolare provvista di microfono anche incorporato. Ma dettagli, tanto per Dream Team Bros dovrò sicuramente cambiare modalità e prendere la telecamera che mi hanno regalato al compleanno. Allora, intanto loro si intascano ben 300 monete, che tanto noi le possiamo recuperare tranquillamente. Allora, vediamo un po'. Ah, ci mostrano dove possiamo trovarli. Ok. Giustamente sono blocchi invisibili, quindi... appunto, sono blocchi invisibili, mi ricordavo bene io. Ovviamente non si ricordano dove sono, però dai, basterà saltare un pochino. Appunto. Sì, che sembra di saltare, tranquillo, non ti preoccupare. Ah, che simpatici che sono. Purtroppo li vedremo soltanto due volte, e questa è l'ultima volta. Oddio. Mi dispiace che non vi vedremo mai più, però vabbè. Hanno una parte quasi nulla. Ok, allora, siamo andati qua. Ci siamo presi i nostri tasselli, abbiamo le informazioni per gli altri e quindi adesso voglio andare in cerca ancora di fagioli, e ce n'è uno qua. Guardate che brutte queste statue qua. Dovevano rappresentare Peach, invece c'è uno stupido ghigno di sogghigno. Quanto vorrei farle a pezzi. Purtroppo il martello non è tanto efficace, purtroppo. Forse il pugno di Bowser in slide può fare qualcosa, ma vedremo dopo, perché tanto Bowser per adesso è bloccato fino a tempo indeterminato, nel senso che non possiamo comandarlo finché allora lì non si può entrare. Ok, Luigi è cascato, ma va bene, tanto tutto si aggiusta. Esatto. Allora, ok, qua inizia un po' il labirinto. Dicono che qua c'è un tassello attacco, quindi andiamo a scoprire dov'è. Allora, saltelliamo come idioti di qua e di là, ma solo perché ce lo dicono loro. Ok, ultrafunghi, questo è buono. Ok, abbiamo l'ottavo tassello, ridendo e scherzando, che neanche io sapevo dov'era. Meglio così, va. Andiamo avanti. E attenzione alla ghignata al padacciaio, prima di tutto. Aio. Ok, entrambe stordite. Vincere è facile, mi dicono. Ok, qua c'è una coppia di fagioli. Da notare che i ciuffi d'erba qua formano un ghigno. Wow. Molto ingegnoso da parte di chi ha tagliato l'erba. Altra ghignata al padacciaio. Dov'è finita? Chissà. Ehi, dov'è? Ah, ok. Let's go! Okidoki. Ok. Perfetto. Vediamo un po'. Dove andare adesso? Ah, è rimasta una ghigna talpa. Vediamo di beccarla. Olè. Perfetto. Ok. Abbastanza deboli, devo dire. Oh, lì c'era un fagiolo. Vabbè, casomai dopo lo prendiamo.
se mi ricordo ancora dov'era. Beh, spero di no, che sennò sono messo maluccio. Ah, ok, sgamato. Guardate, guardate. Facile da beccare, perché era invisibile ma ci bloccava la strada, come vedevate. Infatti mi sembrava strano che non potessi volare in una determinata zona. Eh no, troppo sospetto. Ok, allora andiamo di qua, poi di qua. Quantoni attacco e... mi sa che quantoni attacco li metto al posto delle scarpone attacco che volevo mettere a Mario, che tanto poi è uguale, non è che cambi chissà che. Ok, due fagioli. Beh, questi erano facili da sgamare. Ok, io volevo però l'ultimo tassello attacco, se permettete. Così poi magari lo provo anche. Vi dispiace? No. Bene, allora lo proveremmo. Dato che... dicevo... dato che sono curioso di vedere quanto fa di danno. Ok, la ghigna talpa lì posso anche affrontarla dopo. Anzi... ah no, non posso. Volevo provarlo lì, in quello scontro lì, però mi sono ricordato che per mostrarlo devo fare la dimostrazione. Allora, scusatemi, ma il tassello attacco è a destra. Allora, perché io sono coglione e vado di qua? Vabbè. Jolly, svegliati una buona volta. Livello 31? Forse? No. Ma ci siamo quasi, ne sono convinto. Ok, lì non si va. O forse si accede da un'altra parte, magari. Chissà. Esatto. Esattamente da qui. Ok. Forse poi bisogna fare il giro largo, credo, e passare da qui. Ed eccoci qua a livello 31. Livello 32 stavo per dire, ma no, è il 31. Ok, 2-4. Aio, ho beccato il 2 dopo. Vabbè, pace, amen. Allora, a te Luigi serve più velocità, credo. Che non ti faccia male. Però le cifre sono scarse, ecco perché allora mi concentro sul PA. Ah, di poco. Di poco, dai. Per poco non arrivavo a 3. Però ci è mancato un pizzico di tempismo. Ok, solito boost di esperienza. Allora, non c'è più nessuno, vero? Ok, me ne fuggo allora. Me ne fuggo per pazzo. Però c'è lui che mi perseguita. Basta. Grazie. Ok, allora devo dire che sono molto tanti. Sono tanti, anzi, scusate, grammatica assente come al solito. Comunque volevo dire, sono tantissimi a guardia del castello e si vede. Perfetto. Ok, curiamo il povero Luigi, direi.
e poi anche super noccioline, direi. Quante volte ho detto direi, chi lo sa. Ok, allora andiamo di qua per recuperare quell'oggetto lì. Ok, allora cosa sei? 100 monete. Ok, allora andiamo prima di qua, poi di qua. Let's go! Okidoki. Ebbene, pian pianino arriviamo a 45.000 e poi 50.000 monete. Wow. E ok. Ok, sempre più funghi. Molto bene. Ale. Va a finire che facciamo anche il 32? Guanti bucati. Che saranno? Guanti bucati. Martellazza. Martellata d'inizio scontro casuale. Elimini subito il nemico colpito. Ok. Che bello sarebbe. Ne voglio un altro paio, così almeno chissà. Magari faccio scarpone attacco e poi quei tipi di guanti lì, guanti bucati, che sarebbe comodo. Ok, spero che gli sgherri stiano finendo. Ok, dai, spero di sì. Spero vivamente di sì. Allora, comunque sia, mi sto chiedendo come si faccia a raggiungere quel posto, che io non ne ho proprio idea. So per certo che deve servire a qualcosa quella, quel condotto d'aria, insomma. Allora, scusatemi, però ragazzi, dai, ragioniamo un attimino. E se andassi di là? Magari serve di là. No, non si può passare. Ok. Piano. Piano. Delicatezza. Ok, ci troviamo qua. E niente. Niente ragazzi, scusatemi. Non trovo la via per l'altro tassello attacco. Allora, è passato un bel po' di tempo da quando gioco. Si sarà capito, credo. Se cambio schermata, poi Mario torna normale per forza di cose. Un vero dilemma. Abbiamo detto che di qua non può essere. Aspettate. Ah, ok. Che stupido che sono. Dirigiamoci in fretta là. Sì, 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 adesso mi sono chiarito, ok, allora. Non serviva il palloncino, scusate ragazzi. Ne serviva uno solo, diciamo. Cioè, ne serviva soltanto. Allora, aspettate, serviva solo per quel tassello attacco, eh. Adesso bisogna andare in quel, in quella sezione lì rialzata, in pratica. No, aspettate. Mi sono riconfuso. Ok, oggi è giornata no, direi. Ah, ok, ok, ok. Ok, 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 ragazzi, dai. Era una cagata pazzesca. E ho
sbagliato di tanto su una menata. Ok, andiamo dai, che non c'è molto tempo, o almeno per me non è rimasto molto tempo, perché poi si sa, devo fare anche altre cose. Allora, Mario Mini, vai là dentro e scopri dov'è. Ok, intanto 50 monete. Oh, eccolo qua. Vediamo un po' allora che cosa sarà questo attacco speciale. Allora, stella assalto, eh? Ok. In pratica, si lancia una stella ed ora stella diventa un mirino. Poi bisogna lanciare le stelline piccole in prossimità di dove si dirige la stella grande. Ok, allora credo di potercela fare, però mi servirà come sempre allenamento. Senza allenamento, ragazzi, non c'è niente. Vediamo com'è andata. Oh, un fantastico subito, al primo tentativo. Ok, con la stella assalto direi che più di tanto ci sono. Per essere la prima volta che la riuso dopo 4 anni tipo che non ci gioco a questo gioco, bellissimo devo dire. Allora, vediamo un po' di prendere anche dell'altra roba. Non siamo qua solo per quello. Allora, stella mela e calze recupero. Ok, le calze recupero però. Vediamole un po'. Calze recupero. Recupero di 3 PA ad ogni turno. Ok, però per adesso voglio tenere gli occhiali tesoro, perché come ho detto già prima, voglio vedere se trovo anche un altro paio di guanti. Mi sembra si chiamassero guanti. Aspettate, quelli che uccidono in pratica in un secondo il nemico, come si chiamavano? Ah, guanti bucati, eccoli qua. Vorrei un altro paio di guanti bucati per il fratello, che sennò rimarrebbe senza. Allora, ok, allora voglio anche vedere però di fagioli come sono messo. Castello di Peach, ancora 6. Ok, ancora 6, eh? Si nascondono molto bene i fagioli. E vediamo un po'. Vediamo un po'. Perché non sono tutti all'interno, ragazzi. Cioè, all'esterno. Alcuni sono dentro il castello, altri sono fuori dal castello. Let's go! Okidoki. Ok, sconfitto anche lui, che mi era scappato un attimino, ma come avete visto non per molto scappa. Allora, qui c'è un la solita cosa che non possiamo usare con Mario Luigi. Vabbè, poco male, perché tanto sarà la prossima mossa di Bowser, credo. Ha a che fare con quella mossa, lo sento. Quasi. Eravamo quasi a livello 32. Come la parte. Simpatico sarebbe stato, però nada. Forse col bonus mi sarebbe riuscito, ma ahimè, neanche lì è facile come sembra. Perciò limitiamoci a proseguire.
Comunque ragazzi, credo che non faccio il boss adesso perché la parte sta durando un bel po'. Ok, qua per la fretta ho lasciato a metà le cose, ma rimediamo subito. Allora andiamo qui, poi qui e poi qua. Sveglia rivincita. A parte che non ho mai avuto un game over, quindi non è servita. E qui c'è un salvataggio, ma non lo userò subito. Ecco qua ragazzi, l'ultima mossa che i fratelli possono usare. Non c'era un vero e proprio tutorial però meglio così va. Comunque, era questa la tattica segreta che dovevamo usare per prendere gli ultimi tre fagioli a Fungopoli. E quindi io direi che un saltino lo facciamo. Ovviamente io salto e taglio, quindi a dopo. Eccoci ragazzi, questa è la casa di cui vi parlavo e dove ci sono gli ultimi tre fagioli rimasti. Allora andiamo a prenderli. Qui prima il fuoco, ragazzi, vedete? Ci impediva di passare, ma adesso che la fontana è stata riparata magicamente, chissà perché, possiamo andare qui, sul giardinetto del Todd, e rubargli gli ultimi tre fagioli che conservava. Fagiolo attacco, fagiolo attacco, fagiolo attacco, tutti attacco, Va bene. A noi non può che farci piacere, allora. Ne approfitterei anche per prendermi un Earl Todd, visto che posso. Faccio una cappatina là, se no mi toccherebbe usare le stelle melle, però sono potentissime e non credo che sia il caso mio. Ok, grazie buon uomo del tè. E ci ribecchiamo. Non credo proprio, anzi, non ci ribeccheremo. Perché dopo torneranno nel corpo di Bowser ancora. Ok, allora sorpassiamo la fontana e ritorniamo nel giardino di Peach. Non so perché, ragazzi, in inglese dicono gardens, come se fossero più di uno. Qua in italiano si dice solo il giardino. Ok, c'è un blocco che non ho preso, a quanto pare. I nemici ovviamente sono respawnati, ma io li ignorerò perché sono come doppioni. Però Luigi, ti consiglio vivamente di salire con Mario e di non fare il diverso. Guardate che bello, li sto trollando. Così almeno non possono perseguitarmi. Allora, ma qui gli ho preso i fagioli? Sempre che ci siano. Come ho detto prima, ovviamente ragazzi, non è detto che qua ci siano tutti. Che io ricordo ce ne sono 13 o 12, non mi ricordo, però ehi, quelli che trovo trovo e quelli che non trovo non trovo. Beh, ci mancherebbe solo che quello, eh. Allora, forza, forza. A quanto sono di registrazione? 46 minuti. Ok ragazzi, allora la parte la finisco qua io. Nella prossima parte sconfiggeremo il boss di turno e Bowser ritornerà, attenzione, a essere giocabile. Dopotutto i fratelli Mario hanno già fatto una bella porzione, ben 10 parti, quindi mi sembra più che giusto. Bene, mettete like se vi è piaciuta la parte, commentate, iscrivetevi e noi ci si ribecca a giovedì con la 33ª parte. Ciao ragazzi!